Che fine ha fatto lo chef Barbato? Perché non sta caricando video ricetta? Stiamo vedendo tante cose, tante cose, però non le carica. Perché? 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 Ehi, ragazzi, insomma. Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati. Allora, vi racconto un attimino. Allora, nel mese di novembre, quindi sono partito dall'Italia il 30 di ottobre, sono andato in Colombia per un progetto molto importante. Chi mi segue sui vari social lo sa perché l'ho anche pubblicato. E un progetto promosso dall'ILA, che è un'associazione italo-latino-americana che si occupa, diciamo, tipo una ONG importantissima, che ha dei contatti molto importanti con i governi, in particolar modo governo italiano, e poi anche con il governo, in questo caso, della Colombia. Però in realtà l'ILA si occupa un po' di tutti i paesi del Sud America, quindi dal Messico fino al Cile, eccetera, eccetera. E hanno delle cose molto interessanti, molto importanti. Mi hanno selezionato come chef italiano per andare a promuovere non soltanto il discorso del Made in Italy nel mondo, quindi le nostre ricette, le nostre eccellenze, ma anche e soprattutto per andare a trasmettere un messaggio importante, quindi sociale, che riguarda l'uso di un certo tipo di prodotti nella nostra alimentazione, ovvero in questo caso le verdure. Infatti Lila ha sviluppato questo progetto, l'orto familiare, e l'ha portato lì in Colombia. Infatti chi mi ha seguito anche su Instagram o su Facebook, ho caricato dei piccoli video, dei clippini dove faccio vedere quando faccio la rotta magica del caffè, quando vado lì a Popayán in questa fiera gastronomica. Noi come Italia, da parte del governo, eravamo stati invitati come il paese ospite. Perché di sì. E sono stato selezionato io fra tanti chef, e forse perché parlo anche un po' spagnolo e non lo so, comunque. E lì in Colombia è stato uno spettacolo, qualcosa di meraviglioso, bellissimo. Infatti gli ultimi due video che ho fatto, vi ho fatto vedere come fare il caffè, ero con dei ragazzi, Andrea e Andrea. Gigi Andrea, io li chiamo Gigi Andrea, Andrea, che sono due autorità nel mondo del caffè, sia in Colombia che in Italia. Loro fanno le cose molto scientifiche, molto tecniche, poi dopo ovviamente ognuno nel proprio locale, nella propria realtà, le fa un po' in modo diverso, eccetera, eccetera, un po' come quella storia, no, del lavare la caffettiera o non lavare la caffettiera. Io ho seguito il loro consiglio nel lavare la caffettiera, poi dopo sono tornato nel non lavare la caffettiera, perché dal mio punto di vista era meglio, è meglio, ok? Però loro danno comunque dei consigli molto importanti, molto utili, e poi una persona deve cercare di capire, conoscere, no? Poi si fa la propria opinione e ciao, ok? Quindi non esiste mai la regola perfetta, a meno che non si sta parlando di tradizione, allora lì, se stai facendo qualcosa di tradizionale, lo devi tramandare nel modo corretto e badabam badabam bam bam. Comunque in Colombia è stato spettacolare, mi sono divertito tantissimo, è stato bello, anche perché in quelle due dirette che abbiamo fatto, poi sono stato intervistato dalla Radio Nazionale Colombiana, e poi adesso sono ancora in contatto per altri eventi, già mi hanno precettato per il prossimo anno, per i prossimi eventi, insomma. Fondamentalmente questo poi è il mio lavoro, no? È quello che io ho sempre fatto, prima soltanto che non c'erano i social, e allora lo facevo ma in sordina, quindi non lo sapeva nessuno a parte le persone del settore. Adesso che ci sono i social si condivide un po' e quindi si viene a sapere un po' di più, ok? Comunque niente, dicevo, la Colombia è un paese meraviglioso, spettacolare, mi sono innamorato della Colombia, cioè io ho sempre avuto un po' una paura, dici Colombia, un po' di paura, un po' così, errato questa cosa, perché a parte il cibo che è davvero ottimo, ho riscoperto delle ricette interessantissime, cose da rielaborare, da rianalizzare, molta carne si mangia in Colombia, perlomeno nella zona, dalla parte di dentro, del cuore della Colombia, no? Poi sulla costa sicuramente si mangerà anche molto pesce. E comunque in Colombia io ci devo tornare e sarà bellissimo. Però in questo momento non sono più in Colombia,
Che cosa succede? Che cosa succede? Succede che avevo questo contratto con l'ILA, Istituto Italo Latino Americano, ILA.org. Voi guardate su internet, lo trovate, comunque capite di chi stiamo parlando. È una roba molto seria, molto ufficiale, paragovernativa, insomma, una roba pesante. E quando ero in Colombia c'era anche il SENA, che è diciamo un istituto, un'istituzione importantissima che gestisce 250 università per formare le persone, per aiutarle a uscire fuori da un certo tipo di giri particolari, un certo tipo di situazioni particolari. Per esempio, ecco, vi dico ancora questo ultimo dato della Colombia, no? Perché è importante. Lì in Colombia, che cosa succede? Hanno iniziato a lavorare le foglie di coca, ricavarne una farina, e non è quella farina che tutti pensano di, perché non contiene gli alcaloidi, quegli alcaloidi che sono, diciamo, gli stupefacenti. Non contenendo questi, è una farina che ha tantissime proprietà, sane, e fa benissimo all'organismo. E con questa si fa del pane, si fa della pasta, si fanno tantissime cose. Io avevo pubblicato anche su Instagram tipo una salsina che avevano preparato, dove avevano inserito questa farina di coca, che poi io ho anche assaggiato, mi hanno anche regalato, ma io ho onde evitare, molto buona, molto, molto, molto interessante. Ma perché in Colombia c'è questo progetto con la farina di coca? Perché la vogliono togliere? Praticamente, se parte forte questo mercato, automaticamente che cosa succede? Che inizia ad esserci carenza per l'altro mercato, ok? E soprattutto inizia ad esserci che cosa? Un mercato sano, buono, con un prodotto buono. A me piacerebbe che anche in Italia si sviluppasse il mercato di quell'altro prodotto che viene tanto demonizzato, ma che ha tante, tante buonissime proprietà. E vabbè, insomma, chi mi conosce sa benissimo qual è il mio punto di vista. Io sono contro le cose che fanno male, sono a favore delle cose che fanno bene. Ok, punto, fine. Va bene, questa è la Colombia. Quindi in Colombia la cosa bella che ho visto è che durante il periodo in cui erano tutti quanti chiusi a casa, per, diciamo, questa sorta di lockdown che c'è stato in tutto il mondo, quindi non soltanto in Italia o in Europa, ma proprio in tutto il mondo hanno dovuto fare questo lockdown. Ecco lì che cosa hanno fatto tante persone. Sono uscite fuori dalla città e sono andate, hanno creato dei nuovi borghi, quindi hanno creato in questa rotta magica del caffè, dei nuovi locali, delle nuove realtà, delle nuove case, eccetera. Insomma, proprio per andare a distribuire un po' le persone, perché calcolate Bogotà. Non so altre città, però Bogotà secondo me è la città più popolata al mondo. Adesso no, so che in India probabilmente c'è qualcosa di peggio, anche forse in Cina, ma Bogotà si parla di 13-14 milioni di abitanti. Non so se avete capito di che cosa si parla. È una roba pazzesca. E questo me lo raccontava un tassista che ci aveva accompagnato poi in hotel. Comunque, finito il contratto con Lila, sono venuto in Ecuador. Perché sono venuto in Ecuador? Perché avevo un contratto anche con l'ambasciata italiana in Ecuador, quindi istituzione governativa 100% dell'Italia. Stiamo parlando di qualcosa di estremamente ufficiale, estremamente importante, estremamente bello, che mi gratifica tantissimo. E che cosa sono venuto a fare qua in Ecuador? Qua in Ecuador si è sviluppata la settimana della cucina italiana, che poi in realtà sono 2 settimane, quindi si sviluppa su 2 settimane. E allora sono stati in questo momento selezionati 8 ristoranti nelle 4 città più importanti dell'Ecuador, Cuenca, Quito, Manta e Guayaquil. E in queste città uno o due ristoranti, quindi in totale sono 8 ristoranti. E che cosa succede? È successa una cosa molto 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 bella, che gli è stato imposto a questi ristoranti, che hanno il nome come ristorante italiano, di non essere definiti vichinghi. No, sto scherzando, però sapete benissimo, non nominare la cucina italiana invano, dammi un cacchio, ho bisogno di un cacciavite, una scala.
Ma quanto è grande, grande Checco. Ecco, no, adesso, a parte gli scherzi, in questi 8 ristoranti che sono stati selezionati, comunque c'è una linea che viene seguita, sono anche 8 importatori, quindi dato che hanno trovato delle difficoltà qua in Ecuador, quando sono arrivati, eccetera, eccetera, che cosa hanno fatto? In tanti hanno iniziato a crearsi il loro piccolo registro sanitario e quindi dall'Italia si sono portati i loro piccoli prodotti e hanno iniziato a utilizzare, ad esempio c'è un ristorante Riviera Guayaquil dove si importa addirittura della pasta, ma della pasta di altissimo livello, pasta fatta in Italia, del Molise, con grano, prodotto italiano, l'olio extravergine di oliva, sempre questo ristorante di Guayaquil Riviera, lui è ligure e si fa arrivare l'olio extravergine di oliva ligure della sua, cioè delle sue olive che ha dovuto crearsi l'azienda in Italia perché c'è il figlio che è in Italia, insomma delle cose meravigliose. E allora quando abbiamo organizzato poi una cena o dei menù o delle cose, io veramente, ragazzi, vi dico la verità, mi sentivo in Italia, ma mi sentivo in Italia non così, mi sentivo in Italia perché c'erano i veri sapori dell'Italia, perché credetemi, un italiano quando va all'estero difficilmente va a mangiare in un ristorante italiano, e sapete perché? Perché difficilmente trova il rispetto della tradizione italiana, cioè tu vai lì a mangiare, a me è capitato di andare a mangiare da qualche parte, mangiare una lasagna che mi veniva voglia di prendere, piangere, cioè non neanche più avere degli atti ostili nei confronti di quella persona, proprio piangere, come dire, non è possibile. Beh, oppure pensare che la ricetta italiana più famosa al mondo è le fettuccine Alfredo, che non sono neanche una ricetta italiana, ma sono la ricetta di un ristorante diventata famosa grazie a un famoso regista, insomma. E andare un attimino a fare ripulire, mettere in ordine, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ho caricato, pubblicato tante foto, tante immagini, alcune cose non perfette. Ragazzi, lo so benissimo che non sono perfette, l'ho visto benissimo che quel ragù risultava non come doveva essere per fare poi la lasagna, eccetera, eccetera. Però, credetemi, è un processo che bisogna fare piano piano, però in maniera costante, e ogni giorno le cose cambiano, anche perché, per esempio, io adesso sono all'hotel Marriott, ok? L'hotel Marriott ha deciso di partecipare a questa settimana particolare, e inoltre abbiamo fatto anche un evento proprio ieri sera con l'ambasciatrice dove abbiamo proposto dei piatti tradizionali italiani insieme a dei vini di nuova importazione, quindi nuovi vini, nuove cose davvero molto interessanti. Perché questo lavoro che sto facendo io adesso praticamente all'estero è un po' io sono, diciamo, fra virgolette, una sorta di ambasciatore del Made in Italy, ok? E perché? Perché faccio conoscere i prodotti veri, originali, tradizionali, italiani. Abbiamo portato con l'ambasciata italiana qui a Quito una forma intera di parmigiano reggiano. C'è qui un ragazzo ecuadoriano che è un appassionato, no, lo vedi subito quando uno è appassionato, lo vedi subito quando ci mette amore, cuore, e piano piano si è messo lì, gli ho detto: ma ti mancano i coltelli a goccia, quelli del parmigiano? E fa: lo so, però cerchiamo di fare, dai. Io ho detto: vabbè, proviamoci, dai. Ci siamo messi lì, abbiamo fatto, piano piano, bam, abbiamo aperto sta mega forma di parmigiano, e poi io la prima cosa che ho fatto, mi sono strappato il cuore e me lo sono sbranato vivo. Che delizia, mamma mia, buonissimo. E poi abbiamo fatto anche del brasato, abbiamo presentato dei vini importanti, e quindi ho usato questi vini per fare a loro un brasato. Non era eccezionale, vi dico la verità, insomma era buono, non era eccezionale, perché purtroppo ancora qui dobbiamo lavorare proprio sulle fondamenta, sui tipi di tagli di carne che devono essere fatti, sul tipo di frollatura che deve avere la carne prima di poter essere utilizzata e cucinata, ma l'obiettivo nostro è quello di tramandare la tradizione, la cultura italiana. E per me è un onore essere stato convocato direttamente dall'ambasciatrice italiana, qui dell'ambasciata italiana, per essere qua in Ecuador per fare questo lavoro e cominciare un progetto davvero molto importante. Fra l'altro abbiamo anche
anzi mi hanno coinvolto, perché poi mi hanno coinvolto tantissime autorità. C'era, ad esempio, ieri sera a cena c'era anche l'ambasciatore russo, l'ambasciatore francese. Ale, ci siamo trovati una cosa con tutta gente di altissimo profilo a cenare con noi, a bere vino italiano. Alla fine è stata una grandissima festa, siamo stati davvero molto molto contenti. Quindi ragazzi, non è che vi ho abbandonato, sto lavorando per l'Italia, sto lavorando per il nostro paese, per far conoscere i nostri prodotti, per far conoscere il nostro stile, per far capire alla gente che i vini da 1 euro, 2 euro, eccetera eccetera, che troviamo anche in Italia, che qui non possiamo trovarli qui e pensare che siano vini in competizione con dei vini di altri paesi che sono fra virgolette più economici. Perché? Perché qua l'errore che fanno, perché diciamole le cose come stanno, voi sapete che io non è che mi tengo le cose dentro perché non ha senso. Allora, ci sono alcuni importatori che fanno arrivare qua dei vini di bassissima qualità italiani, perché esistono anche i vini di bassissima qualità italiani, e li vendono a dei prezzi altissimi per il fatto che sono italiani. E questo è un danno al nostro paese, e questo è contro la politica anche dell'ambasciata, perché dicono: ma non è corretto che noi facciamo arrivare qua dei vini, è vero che ci sono i dazi doganali, è vero che ci sono tante cose, bla bla bla, destra e sinistra, ma è anche vero che ce li hanno anche gli altri paesi, fanno arrivare dei vini come la Francia eccetera eccetera, dove poi te li trovi a un prezzo magari più economico, e poi gli assaggi sono buoni, per carità. E adesso non voglio entrare troppo nel politichese, perché non è il mio campo, però voi, io voglio che capite qual è il mio scopo, qual è il mio obiettivo. È quello di far prendere consapevolezza all'ecuadoriano, ma non soltanto, poi anche al resto del Sud America, perché poi il progetto che abbiamo si amplierà. Far comprendere che esistono dei prodotti italiani che possono arrivare a un prezzo onesto anche qua in Sud America, e possono avere quella qualità tanto amata da loro quando vengono in Italia. Perché loro, quando vengono in Italia, si bevono una bottiglia di Amarone, magari non spendono delle cifre enormi, o si bevono una bottiglia di Barolo, una bottiglia di Chianti, una bottiglia di Morellino di Scansano, insomma una bottiglia di vino, oppure il vino della casa, della trattoria dello zio Pino, e dicono: questo vino è, cioè, ce l'avessi nel mio paese sarebbe un vino da $300-400, ok? E questa è la verità, questa è la verità. Vini che comunque hanno semplicemente amore e cura da parte di chi li fa. Poi, fra l'altro, l'Italia in questo momento è il primo paese esportatore di vino al mondo, ok? E non di vino, ma di vino di qualità. E qui in Ecuador siamo molto indietro con questo prodotto, cioè nel senso che c'è da lavorare ancora tanto, c'è da aumentare la consapevolezza, c'è da aumentare questo business che fa bene al nostro paese. Fa bene al nostro paese non soltanto fargli conoscere, bere il vino buono, ma fa bene al nostro paese anche e soprattutto fargli conoscere e mangiare i nostri prodotti, come per esempio il grana padano, ma non soltanto, il parmigiano reggiano, ma non soltanto, i salami, il prosciutto crudo di Parma. Ho preso un prosciutto crudo di Parma intero da un importatore italiano, l'abbiamo affettato tutto quanto, io mi sono fatto un mega panozzo, non so se avete visto su Instagram, lo vedete che sono lì, che la prima cosa che faccio è la prova dell'assaggio, e bene, yes. Una spettacolo, mamma mia, ma che cosa non era, che delizia, che bontaggine, buono buono buono. E non soltanto, insomma, tanti altri prodotti. Poi la cosa bella è che adesso ci sono tanti italiani che sono venuti qua, che hanno iniziato a creare prodotti simili a quelli italiani. Per esempio, c'è un ragazzo che si è messo a fare i formaggi qua, e sta vendendo, sta lavorando tanto, fa delle mozzarelle, ma soprattutto la mozzarella è facile da fare, no? Io la facevo anche io tanti anni fa. La cosa invece buona, che mi ha stupito, perché poi ieri sera era lì, era anche lui presente, mi ha fatto del taleggio. Ok, non è il taleggio che abbiamo in Italia, non è il taleggio che abbiamo in Italia, ma è un taleggio che c'è qua, fatto da mani italiane, con lo stesso amore, la stessa passione. Credetemi, quando ieri l'abbiamo mangiato, ma sapete il salto quantico mentale che abbiamo fatto, come abbiamo detto: esattamente così, una bellezza, una bontaggine. E poi c'è un altro ragazzo italiano sempre che sta facendo lo speck dei salami, degli altri, degli affettati particolari, li sta facendo sempre con il metodo italiano, e wow,
apertura, apertura, una cosa incredibile, una bontà pazzesca, il guanciale. Adesso abbiamo pure il guanciale qua in Ecuador. Perché? Perché poi il problema è che a volte impediscono le importazioni per diversi motivi, ma ci si sta lavorando su, anche perché... però vi ripeto, io non ho voglia di parlare a livello politico perché non è il mio campo. Io vi parlo di quello che sto facendo, del progetto che sto facendo, quindi esco fuori da questo discorso e apprezzo il fatto che ci siano degli italiani che qua hanno fatto esattamente quello che ho fatto io tantissimi anni fa. Io quando ero qua non esisteva il burro e allora io dovevo andarmi a prendere il latte dall'amico che c'aveva il latte e dovevo prendere, fare la divisione, tirarmi fuori la panna, poi dalla panna mi ricavavo il burro, quello che mi rimaneva il latticello, poi con il latticello lo facevo fermentare un pochino e mi ci creavo le torte, oppure ci facevo fare delle cose acide, oppure lo tenevo fresco, oppure ci facevo delle creme e facevo delle cose meravigliose. Ecco, qua adesso in Ecuador hanno iniziato davvero questi italiani a fare delle cose fantastiche. Va bene, comunque ragazzi, vi ripeto, non vi ho abbandonato. Torno prestissimo perché a partire dalla prima settimana di dicembre ho finalmente un po' di spazio, un po' di tempo e quindi potrò fare qualche video ricetta nuova che andrò poi a caricare. Questo è un piccolo video che ho fatto per voi per ricordarvi che voi siete sempre nel mio cuore, che è grazie a voi che oggi sto facendo questo lavoro perché mi avete dato l'opportunità di farmi conoscere grazie alle vostre condivisioni, alle vostre iscrizioni, grazie al vostro affetto, ai vostri commenti, al fatto che avete replicato e avuto successo nel realizzare delle mie ricette, anche quelle più difficili come panettone, pandoro, la colomba, la veneziana, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è soprattutto grazie a voi che oggi ho questa opportunità. Vi ripeto, questo poi fondamentalmente è il mio lavoro, però farlo così con questo con queste autorità, con queste personalità così alte è qualcosa di davvero 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 molto molto bello, molto importante. Io spero di essere all'altezza sempre, ogni santo giorno, del ruolo che mi è stato caricato sulle spalle, perché bisogna ricordarsi che siamo sempre umani, a volte abbiamo anche delle piccole però insomma alla fine l'importante è metterci sempre amore e passione in quello che si fa. Ragazzi, ve lo ripeto, adesso, la prima settimana di dicembre, bam, 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 torniamo con le video ricette. Da adesso fino a dicembre sono impegnato ancora con alcuni progettini, sempre per l'ambasciata, fino all'inizio di dicembre, no? E perché? Perché sono arrivato qua in Ecuador, la prima cosa che ho fatto da Quito, ho dovuto fare la formazione del personale di cucina qui dell'Hotel Marriott, per creare il menù della prima settimana. Poi sono andato alla Briciola, che è un altro ristorante sempre qui a Quito, a provare il menù. Lì non avevo molti dubbi, molti pensieri, molti problemi, perché loro sono degli amici che sono importatori e io da loro loro mi hanno salvato veramente tantissime volte quando avevo il ristorante, perché mi davano il vinello quello giusto, mi davano il parmigiano quello buono, mi davano l'olio quello buono, mi davano tanti prodotti italiani, la pasta soprattutto, perché ragazzi la pasta è importata direttamente dall'Italia, non lo chiedo mucho, ci siamo capiti, la pasta buona, e quindi loro mi hanno davvero permesso di poter lavorare in maniera decente quando avevo un ristorante circa 12 anni fa, sì, 10-12 anni fa. E comunque il nome del mio ristorante è ancora famoso qua in Ecuador, tanta gente ancora mi scrive e dice prenotiamo un tavolo per 4, per 8 è chiuso, non ci sta chiuso, poi non lo sanno. Vabbè, comunque, poi da lì siamo andati in un altro ristorante italiano, che anche quella è un'autorità, sempre qui a Quito, si chiama Carmine, e anche lì ho analizzato il menù, ho visto un po' di cose, e c'era da fare
alcuni piccoli miglioramenti in questo, non tanto nel menù, ma soprattutto perché poi era tutto ottimo, ma nella disposizione dei piatti. Loro mi hanno detto: no, vabbè, l'abbiamo fatto così perché tu devi fare soltanto l'assaggio, però a prescindere mi fai, piuttosto mi dai quattro piattini piccolini, ma non mi metti tutto in una cosa sola. Perché? Ma semplicemente perché ci sono anche delle temperature da rispettare, ci sono delle cose, quindi qualche consiglio gli è stato dato anche là. E poi sono andato a Manta, anche lì in un hotel 5 stelle spettacolare, che la proprietà è italiana e quindi partecipava a questa Wyndham Hotel. Guardate su internet, Wyndham Hotel Manta, cioè capite di che cosa stiamo parlando, roba da mille una notte. Infatti mi affacciavo, c'avevo un balcone, vista Oceano Pacifico, ero tipo al 28esimo piano, una roba meravigliosa, bellissimo. E lì, anche lì loro hanno voluto veramente fare qualcosa di estremo, secondo me. Poi ho detto, secondo me siete un po' audaci. 8 preparazioni italiane, tutte quante gourmet, quindi tutte in piccole porzioni, però poi dopo quando finisci, no, ti sei sazio, hai mangiato, no? Però tutte quante fatte bene. Anche lì dato qualche piccolo consiglio, qualche piccolo dettaglio, verificato che venisse rispettato quello che è, diciamo, il disciplinare, no? Per la tradizione italiana. E quindi anche da lì si è partiti, sono partito da Bologna per venire giù in città a Guayaquil. A Guayaquil due ristoranti importanti, Carlo e Carla, dove ho mangiato un delizioso risotto alla milanese con osso buco, cioè ricetta classica, tradizionale, originale. Ovviamente lì avevo fatto una formazione con la proprietà telefonica, e poi mi fa: dai Stefano, vieni, fai la prova dell'assaggio, vediamo che ne pensi di questo risottino, spettacolo. Spettacolo. Gli ho dato soltanto un paio di consigli extra. Chi mi segue su Instagram lo sa, di tostare il riso a secco, perché è una vecchia, un'antica maniera, poi dopo è stata un po' abbandonata per fare le cose un pochino più in fretta, però io l'ho ripresa perché ho visto che, cioè, mi sono reso conto nell'arco degli anni, nello sviluppo del risotto, che è il modo migliore per poterlo tenere sempre bello, che può rilasciare perfettamente gli amidi, che si può tostare, che può sviluppare quelle reazioni chimiche che gli permettono proprio di avere sempre il risotto spettacolo, perfetto, delizioso. E poi a Riviera è stata la prima sera in cui abbiamo fatto una cena importantissima. Riviera è un altro ristorante lì, diciamo di lusso fra virgolette, che poi in realtà i prezzi sono alla portata, quindi di lusso per quanto riguarda la qualità dei prodotti che vengono dati. E perché vi dicevo, appunto, lui è ligure e si importa direttamente tutti i prodotti. Anche lì abbiamo fatto la prima cena con l'ambasciatrice. Immaginate la mia emozione, no? Essendo lo chef, presentatore, l'uomo scelto dall'ambasciata italiana per essere lì presente, e io veramente emozionato. Poi ho conosciuto lei, l'ambasciatrice, è una persona veramente spettacolare, cioè una persona meravigliosa. Infatti abbiamo proprio un bellissimo rapporto, sia professionale, bellissimo, perché sa, io rido e scherzo sempre, però a livello professionale sono anche abbastanza tosto, cioè nel senso che quando bisogna andare giù dritti, bisogna andare giù dritti, soprattutto quando devi dare da mangiare alla gente, non puoi avvelenarla e non puoi dargli da mangiare schifezze, cioè non puoi fare cose che poi dopo gli fanno stare male o creare delle combinazioni chimico-alimentari che creano dei problemi alla gente, soprattutto quando hai a che fare con chiunque, non soltanto con un certo tipo di persona, ma soprattutto con chiunque. Perché? Perché alla fine, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? L'avete capito. E poi sono tornato qui a Quito. Perché? Perché abbiamo dovuto fare questo evento spettacolare di ieri sera con circa 150-160 invitati, tutte personalità importantissime. C'era l'ambasciata russa, c'era l'ambasciatore della Francia, ovviamente la nostra ambasciatrice italiana, e poi c'erano tantissime altre personalità, Camera di Commercio, eccetera, eccetera. Quindi stiamo sviluppando dei progetti perché dobbiamo portare il nome dell'Italia al giusto
al giusto livello, cioè dove si merita di stare, ok? Perché è fondamentale farlo. Questo fa bene a noi, fa bene al nostro paese, aumenta la consapevolezza nel mondo. Ricordatevi, uno dei dati peggiori che ci sono nel mondo è il falso Made in Italy. Ecco, se noi soltanto riuscissimo a riprenderci in mano questo falso Made in Italy, porteremmo in Italia 150 miliardi di euro all'anno, ok? 150 miliardi di euro all'anno di falso Made in Italy, fra falso Made in Italy diretto come il parmesan e eccetera eccetera eccetera, ok? E pure i vini, ma soprattutto l'olio, eccetera eccetera eccetera. E questo è quello noto. Poi immaginate quello che c'è sotto del sotto, eccetera eccetera eccetera. Quindi capite che è fondamentale che questo lavoro venga fatto, ma venga fatto bene bene bene. E quindi è importante che io ci metta tutto. Poi arrivo dove arrivo, faccio quello che posso. Questo è il primo anno che si sta sviluppando questa realtà. Vedremo il prossimo anno come continuerà questo viaggio. Come vi dicevo, adesso dobbiamo partire fra qualche giorno per andare a Cuenca, la quarta città diciamo più importante dell'Ecuador. Cuenca è una città simile europea, ok? È una città borghese molto bella e abbiamo individuato un ristorante che fa cucina internazionale, l'abbiamo convinto a partecipare a questo evento, quindi con tutti i prodotti italiani, 100% prodotti italiani, compreso il vino italiano, quindi una cosa importantissima. E devo andare là perché gli abbiamo proposto un menù, loro l'hanno percepito, l'hanno recepito, ora devo andare lì a fare le varie prove del menù e cercare di portarlo in bolla, quindi farglielo realizzare in modo corretto. Dopo che l'avranno realizzato in modo corretto, bam! Subito, non mi danno tregua, cena ufficiale con consoli, ambasciatori, ambasciatrici, tutte cose, tutta gente che vengono lì. E dobbiamo farlo, perché dobbiamo aumentare la consapevolezza, dobbiamo farli alzare dal tavolo, che devono dire, però la cucina italiana, quella vera, è un'altra cosa, non c'è la carbonara con la panna, non c'è la pizza all'ananas, che qui ne vanno pazzi a prescindere, ma non c'è, non ci deve essere, non ci può essere. Dopo, da lì, da Cuenca, quando finiamo questa mega cena, torniamo ancora a Manta e al Wyndham Hotel per chiudere questo evento. Facciamo anche lì subito, immediatamente in battuta, un'altra cena spettacolare, però io già lì sono in bolla, quindi sono tranquillo, perché i vini li abbiamo già selezionati, tutti i vini italiani di alta qualità, di alto profilo, tutta roba molto molto buona, che è importante che iniziano a bere anche i vini buoni italiani, è fondamentale, perché la qualità è quella che ha reso la cucina italiana, dal mio punto di vista, ma non solo, la miglior cucina al mondo. Cioè noi parliamo proprio un'altra lingua quando si parla di cucina, siamo malati, noi non stiamo bene per la cucina, non stiamo bene, ma bello, meno male, io dico, ma meno male. E da lì poi io, come dicevo, sono in bolla e si va a chiudere questo che è la prima fase, il primo percorso. E poi dopo io avrò qualche giorno per me, per fare qualche ricetta, per fare qualche panettone, per fare qualche pandoro. Con la Camera di Commercio di qua stiamo sviluppando anche la possibilità di fare dei corsi sia alla Dante Alighieri, quindi di aprire anche due scuole di cucina, o perlomeno di inserire dei corsi di cucina dove io farò il professore. Insegnerò qualche cosa, alcune cose, sia a Quito che a Guayaquil, diciamo nelle due più importanti città. E poi niente ragazzi, intanto questo era quanto. Come vi ho detto, non vi ho abbandonato, vi voglio bene, vi ringrazio sempre per i tantissimi messaggi che mi mandate, per quelli che mi seguono. Se volete seguire questo viaggio, questo percorso, seguitemi su Instagram, perché lì le sto pubblicando, diciamo sto pubblicando là perché è più snello, è più facile da fare. Qui su YouTube è un pochino più complesso riuscire a pubblicare, fare i montaggi eccetera eccetera, anche perché veramente non ho
non ho molto tempo. Invece lì carico piccoli clippini, pam 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 pam, e rimaniamo aggiornati, rimaniamo in contatto. Poi premetto, qua su YouTube, appena ho l'opportunità, caricherò subito qualche bella nuova video ricettuzza. Lo chiedo Mucio, qui a Quito piove, lì in Italia che tempo che fa? Non lo so, però lo chiedo Mucio, ciao!